Buongiorno cari amici di Realtin TV, abbiamo il piacere di ospitare Cesare Paris. Buongiorno Cesare, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Ecco, Cesare qui per presentarci questo suo libro, Filmacci, 100 film italiani da evitare dal 2000 ad oggi. È scritto in collaborazione con Filippo Morelli, edito da Biblioteca. E passo subito la linea alla nostra splendida Giusy. Buongiorno Giusy, benvenuta. Grazie direttore, buongiorno a lei. Cesare, è un piacere averti qui con noi, siamo molto contenti. Grazie dell'invito. Grazie a te. Allora, voglio aggiungere che Cesare è un giornalista, è un critico cinematografico, tra l'altro ho visto laureato in storia e critica del cinema. Sei anche uno scrittore, hai scritto già diversi altri testi, hai anche collaborato con tantissime testate del settore, però oggi appunto parleremo di questo libro che voglio ripetere, libro dizionario, fammi un po' dire, perché adesso ne parleremo insieme, però voglio ripetere, Filmacci, 100 film italiani da evitare dal 2000 ad oggi, è in libreria dal 24 novembre, appunto per Biblioteca Edizioni, scritto in collaborazione con Filippo Morelli e con una bellissima prefazione di Boris Sollazzo. Allora Cesare, io mi sono divertita tantissimo, insomma questo è veramente diciamo un dizionario, se così possiamo dire, a tutti gli effetti. Ho apprezzato chiaramente la vostra competenza, la vostra conoscenza, ma anche un po' il piglio ironico che avete avuto, anche un po' questo non volere essere pesanti o prendersi sul serio. Siete ferocissimi nelle recensioni, questo ci sta e questo volevamo, però il tutto veramente condito da tanta ironia. Ovviamente parliamo di Filmacci, abbiamo, come dire, una copertina meravigliosamente evocativa. Ecco, adesso ne parleremo bene insieme, però non basta, insomma, per essere in questo elenco essere dei film soltanto brutti, cioè devono essere talmente brutti, ma talmente tanto da meritare un'attenzione, una citazione, uno studio, devono essere sublimi. Ecco, spieghiamo perché, cosa intendiamo per appunto questa grande bruttezza, mettiamolo così. Allora, per grande bruttezza intendiamo tutti, non solo le pellicole, veramente il trash nudo e crudo, ma anche i film girati da autori che pensano di aver fatto il capolavoro e invece poi a un'analisi più strutturata rivelano insomma delle crepe che non vanno. E, intanto saluto Filippo che purtroppo non è potuto essere con noi per problemi lavorativi, ringrazio Santiago Maradei, l'editore di Biblioteca Edizioni, che ci ha dato la possibilità di appunto di avallare questo delirio autoriale e ringrazio Boris per la bellissima prefazione. E abbiamo cercato di appunto di stilare, non è una classifica ovviamente, ma di andare a cogliere quali sono stati i film più brutti di quest'ultimo ventennio e abbiamo inserito anche appunto quelle pellicole che diciamo la critica ufficiale difficilmente inserisce, vuoi per timore reverenziale o vuoi perché non se ne deve parlare in qualche modo, ma ovviamente ci sono film che girati da autori che sono comunque osannati dal pubblico e coccolati dalla critica, che non vengono quasi mai citati e invece andavano assolutamente inseriti nella lista. Ecco. Ecco, questo è un lavoro, fammi dire, molto onesto, cioè io vi faccio anche i miei complimenti perché hai sollevato poi in me una domanda immediata, perché ecco, il ruolo del critico cinematografico, ecco, adesso si riesce ad essere ancora onesti nelle recensioni oppure si sta sempre un po', come dire, nella zona comfort, si cerca di non disturbare il grosso nome, si evitano le situazioni, perché qui viviamo in un'epoca che o sui social poi magari tutti si scagliano e distruggono proprio senza pietà, o c'è una beatificazione, però ecco, quello che sta in mezzo e soprattutto la competenza a livello di critica è sempre più, come dire, desiderata e si vede di meno, perché c'è anche un lavoro dietro, perché è facile distruggere, è facile osannare, però capirne già è qualcosa di diverso. Quindi come siamo messi? Beh, siamo messi come dici te, ci sono appunto delle zone di comfort da cui non si esce, vuoi per comodità, vuoi per
perché non si devono scomodare alcuni registi. Noi, come hai detto te, non abbiamo voluto essere feroci, una critica feroce fine a se stessa. Abbiamo sempre cercato di mantenerci ironici e di non offendere nessuno, spiegando appunto le ragioni per cui siamo andati a colpire quel determinato autore o quel determinato film. E c'è magari sì un tipo, non c'è una via di mezzo, appunto, come dici te, sui social si attacca violentemente senza poi andare a spiegare effettivamente perché si attacca, e nella critica ufficiale invece c'è un certo timore reverenziale, quindi non c'è un baricentro che consente di essere onesti su quello che si vede. E noi abbiamo provato a fare quello senza, ripeto, senza offendere nessuno. Infatti nessuno si è offeso, fortunatamente. Ecco, nessuno vi ha contattato, questa è una mia curiosità, qualche regista che si è un po' attapirato? Allora, guarda... La mamma di un film che hanno visto in tre, magari. Allora, il regista di Dreamland, che è un film italiano che praticamente hanno visto in pochissimi, si è molto offeso. Però se tu poi vai a leggere le recensioni del film e i commenti su YouTube, dove il film è nella sua interezza, noi siamo stati forse i più leggeri. E mentre c'è Alex Visani, che è il regista di Nati Morti, che invece si è molto autoironico e molto carino, ha detto: io mi trovo d'accordo con quello che scrivono loro, anzi è un piacere far parte di questo volume, e quindi compratelo. Quindi è stato intelligentissimo, se l'è rigirata a suo favore, e devo dire è stato molto molto carino. Sono perfettamente d'accordo, anche perché, cioè, vediamolo anche in un altro aspetto, diciamo che ci sono anche dei consigli, perché ci sono anche degli errori evidenziati che comunque ti portano anche a capire, ecco, l'errore è stato quello, ecco, quindi magari porta anche a un miglioramento, a un consiglio. Certo. Torniamo a qualche nome. Abbiamo detto che le categorie sono tante. Ovviamente abbiamo citato di questi che invece per la critica sono stati degli ottimi lavori. Ecco, lì facciamo qualche nome. Dai, cosa avete invece esaminato voi? Allora, se prendiamo un film come Saturno Contro, per dirti, di Ozpetek, dove ci si è sempre soffermati sull'interpretazione, sul rapporto, sulla delicatezza del rapporto omosessuale, o sulla fotografia calda, sulle musiche avvolgenti, va tutto bene. Però poi, se andiamo a vedere, ti faccio un'ipotesi, la rappresentazione della sanità italiana in quel film è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Io non so Ozpetek dove abbia visto un ospedale del genere, a Roma soprattutto. Neanche a Ginevra troviamo ospedali così. Il famoso scollamento dalla realtà di cui si parla, no? Esatto. Totalmente proprio una visione. Mi sembra di vedere, ecco, quella fiction che adesso sta andando per la maggiore sulla Rai, Doc, dove tutti si muovono in un secondo, arriva il paziente. È un po' così, ecco, non c'è una rappresentazione reale dell'oggi. E invece guardiamo anche questo, soprattutto, perché sennò il film poi alla fine si regge su basi di cartapesta, se non c'è una rappresentazione. È quello che lo differenzia poi dalla grande commedia all'italiana, dove il reale era presente in ogni aspetto. Qui invece così è un dramma sentimentale che lascia il tempo che trova, ben recitato, per carità, vorrei vedere con quel po' di cast che c'è. Insomma, esatto. Però, insomma, siamo al minimo sindacale richiesto. Ecco, mettiamola così, sempre per essere delicati. Cesare, ci sono dei nomi che, diciamo, ricorrono. Uno, devo dire la verità, me lo aspettavo. Cioè, quando prima di aver letto il libro, ho detto, vabbè, qui dentro loro ci sono. Ivan Zina, vabbè, questo qua, adesso diciamo qualcosa su di loro. Ma ce n'è un altro che è un maestro un po', no? Dell'orrore, che è il nostro Dario Argento. Allora, diciamo perché parliamo spesso di entrambi, ecco, questi nomi. Allora, per Ivan Zina, perché secondo me sono stati negli anni Ottanta dei registi che, pur facendo film leggeri o comunque, mettiamola così, di bocca buona, però riuscivano a fotografare lo stato delle cose con un... facevano instant movie. Prendi un film come Yuppies
o come, non so, via Monte Napoleone, che sono stati stroncati all'epoca, però avevano un'aderenza alla realtà immediata. Oppure prendi anche Le Finte Bionde, che è un film di cui nessuno parla. Comunque a Roma è considerato un must di una certa borghesia romana di Roma Nord, di Vigna Stelluti e di Monte Mario, che era totalmente reale. Ecco, secondo me invece adesso loro col passare del tempo si sono scollati da questa realtà e rimane soltanto l'aspetto più epidermico dell'opera. Prendi Il ritorno del Monnezza, per farti un esempio, che voleva essere un omaggio ai film con Thomas Millian degli anni 70, ma è un omaggio inutile perché non si possono più fare film come quelli degli anni 70. In primis perché è cambiata la società, è cambiato quel modo di fare cinema e soprattutto è cambiato l'attore principale. Con tutto il bene che possiamo volere a Claudia Amendola non è Thomas Millian, che era un grandissimo attore, indipendentemente da quello che faceva. Per quello ci siamo un po' accaniti sui Vanzina. Accaniti, un pochino abbiamo calcato la mano, diciamo, sono citati più volte, diciamo, ecco. Per Dario Argento, perché da amanti, io e Filippo siamo grandissimi cultori del cinema horror, in particolare dell'horror viscerale degli anni 70-80, è perché Argento aveva una sublime visione del film in se stesso. I dialoghi facevano ridere anche all'epoca, le sceneggiature erano traballanti anche all'epoca, però c'era un'impalcatura visiva che è stata capace di travalicare l'Europa. Argento è conosciuto in tutto il mondo per quello. Suspiria, secondo me, è uno dei film più belli della storia del cinema per l'apparato visivo e scenografico che c'era dietro. Adesso è venuto a mancare quell'apparato visivo e quella scenografia immaginifica e sono rimasti solo i dialoghi e le sceneggiature che non stanno né in cielo né in terra. E film come Il Cartaio o La Terza Madre sono al di là del bene e del male, non, nel senso. Al di là del bene e del male, secondo me rende l'idea. Quindi, insomma, questo è anche un po' un tocco di rabbia, di nostalgia per il maestro, fammi dire. Cioè, Di nostalgia e di tradimento, è perché tradimento è un proprio. tradimento che si perpetua anno dopo anno. Quindi a questo punto, stop, smettila di fare film perché stai oltre a sputtanandoti la carriera e tutto il pregresso che c'era. Non so se avete visto Occhiali Neri. Occhiali Neri non è un film, è un'accozzaglia di sceneggiatura interpretata dalla Pastorelli, che bravissima, lo chiamavano G-Robot, non ha alle spalle una caratura attoriale capace di reggere un thriller sulla cecità, sulla mancanza di visione che ha illustri precedenti, da Mia Farrow in Terrore cieco, a Uma Thurman negli Occhi del delitto. La Pastorelli, poverina, insomma. Quindi certe cose meglio non farle Meglio non piuttosto, farle, ecco, diciamo, esatto. certe cose meglio non farle. Cesare, ma quanti film veramente avete esaminato? Qui ce n'è 100, ma quanti ne avete esaminati? Tra l'altro, bella l'idea anche di non firmare le recensioni. Io ho notato un po', diciamo, uno stile diverso, però sto lì a brancolare chi è l'uno, chi è l'altro, cioè si vede una penna magari un po' diversa, però. Voi avete, come dire, c'è questa scelta editoriale di non firmarle, quindi non si sa chi ha fatto quale. Però ecco, ma ne avete visti veramente tanti. Guarda, sicuramente almeno il triplo di quello che vedi. E infatti l'idea è quella di continuare, di fare magari un secondo volume. E sì, ce ne sono stati veramente tanti, tanti, tanti che avrebbero meritato di finirci. Non ci sono entrati per il rotto della cuffia. Ci Mi sono salvati così proprio, sono però non salvati si così. salveranno nei prossimi, però. Non credo, non credo. Se ci Ah, sarà appunto, un perché no, prossimo. va bene, cioè per giustizia devono esserci, ma c'è stato tipo parliamo di una bruttezza anche che diventa sublime, quindi c'è stato quello di no, questo qua basta, doveva entrare, il libro è andato in pubblicazione, no, questo deve andarci, assolutamente. Ce l'abbiamo proprio il più. Il più brutto,
Allora, fammi pensare. Forse Vita Smeralda di Jerry Calà. ci Proprio prende l'altro. per la rappresentazione che dà dell'Italia odierna, che è veramente, veramente malinconica, nel senso più deteriore del termine. Ecco, sì. Ok, allora abbiamo tante categorie, abbiamo detto appunto i film acclamati, abbiamo anche l'esordio di registi che non è stato per esempio un esordio dei migliori, però sono registi per esempio invece adesso molto quotati. Sì, beh, c'è per esempio Un gioco da ragazze, credo, quello di Rovere, se non sbaglio, che era appunto questa storia di queste ragazzine in erba, queste ninfette liceali che mandano in rovina il prof. Sì. Melissa Melissa P di P. Guadagnino. Melissa P è un Però mi è gran rimasto impresso, infatti era lui che pensavo, se devo È un dire. gran bel scheletro nell'armadio per Guadagnino. Guadagnino, insomma, non so se avete visto l'ultimo film, Bones and All, è un film meraviglioso. Melissa P, io veramente Amiamone. vorrei sapere se lui ne parla quando Se l'ha voluto rimuovere, cioè ha voluto. rimuovete questa cosa. Quello è un film nato soltanto per fare cassetta, insomma, no? Sull'onda editoriale del 100 colpi di spazzola. Esatto, io ero in piena, proprio in quella fase lì adolescenziale, mi ricordo, avevo preso il libro, volevo vedere, insomma, una cosa veramente. L'avevo comprato anch'io, sì. Ecco, vedi, allora mi consolo, una cosa veramente fuori da ogni veramente limite, se così possiamo dire. Poi ci sono anche, vabbè, dei film comici, si parla di Siani, si parla di Pieraccioni, insomma, non avete lasciato nulla, ci sono i film strappalacrime, abbiamo detto che c'è l'horror, ci sono le pellicole indipendenti, ci sono quelli che sanno di essere trash, ma sono ben consapevoli e rimangono su questa linea, cioè fantasticamente dicono basta, cioè noi siamo così e andiamo avanti. E poi ci Esatto. sono anche dei fenomeni, diciamo così, attuali. Io ancora, il mio bimbo ha 3 anni, fortunatamente quest'ondata non me la sono ancora, come dire, dovuta ingoiare, se così si può dire, ma ci sono questi fenomeni YouTuber, ecco, che io non lo so, rimango veramente perplessa. Parliamo dei me contro te. Non so te, è Esatto, uno dei grandi misteri della fede, non so. io ancora sono salva perché ha 3 anni, ma secondo me fra un po'. E purtroppo ti toccherà, sì, come è toccata a noi, con i nostri figli, e rimane veramente un Mistero. grandissimo mistero, perché non sono film, sono sketch su YouTube che durano un'ora scarsa, dove non accade praticamente nulla, con scenografie di cartapesta e interpretazioni veramente imbarazzanti, che però fanno i miliardi al cinema, anzi, sono stati loro a tenere su le sale nel post-Covid. Quindi magari dovremmo anche ringraziarli. Prima che la Cortellesi adesso facesse il botto, il cinema italiano si è retto su questi due. Però Pensate voi, i me contro te, vabbè, questo è veramente un mistero. quando li vedrai, mi dirai, ecco. Assolutamente sì, ti farò sapere, comunque c'è veramente di tutto e consiglio veramente questa lettura perché è precisa e dettagliata, si capisce, lo voglio ripetere, che sia Cesare ma anche appunto Filippo hanno davvero una competenza, una conoscenza, un'attenzione perché veramente tutto molto curato, ma c'è veramente un'ironia tagliente, una simpatia che mi ha colpito tantissimo. Io sono subito andata a vedere se avevo visto questi film e pensa, perché ho detto subito, prima di leggere guardo l'indice, no? E io avevo visto uno che abbiamo citato, ma tutti gli altri no. E adesso li voglio andare a vedere, pensa te. Molti li voglio vedere, mi voglio auto-infliggere, insomma, C'è questa. una masochista, sai, ok. Sì, perché certe cose che mi avete fatto notare le voglio andare a vedere, quindi questa è anche un'altra cosa interessante per tornare ai registi che si sono magari un po' attapirati, invece altri hanno capito. E complimenti anche comunque all'editore Cesare, perché dalla prefazione di Sollazzo, tra l'altro, che dice anche che prova una sana invidia, no? Perché aveva già pensato lui una cosa del genere, però ci vuole anche un editore che insomma capisca che questo è un libro da far uscire, quindi complimenti. E poi ci ha dato completamente carta bianca. Ha detto: io vi lascio carta bianca, poi se vi querelano,
Affari vostri, io Affari non. vostri, vabbè, insomma, ognuno si prende le proprie responsabilità, Esatto. però è anche un libro onesto e contro anche questo buonismo politicamente corretto, queste insomma bavagli che all'arte non fanno bene per niente, perché insomma se la critica esiste un motivo c'è, altrimenti non è inutile farla, no? Quindi sono perfettamente d'accordo e mi piace tanto. Allora, Cesare, intanto ancora complimenti, ci stavi anticipando che insomma ci saranno altri lavori, quindi dacci in chiusura così qualche anticipazione su cosa vi state concentrando, noi siamo curiosi, sai. Guarda, ne stiamo parlando per vedere appunto se si può fare una seconda edizione, quindi con altri 100 film da. Andiamo 100 a 100 allora, ok. Sì, andiamo sempre di 100 in 100. Vediamo adesso se l'editore sarà d'accordo, oppure se questa volta ci dirà no, a posto così. Ma pensate alla selezione di fare come questo, nel senso un arco temporale? Sì, magari ecco, ci concentriamo magari sugli ultimissimi anni. Ah, ecco. Magari ecco, Wow. 3-4 anni, ecco, forse andiamo un po' più degli anni 20, ecco, del 2000. Ce n'è secondo me di Ce materiale. Forse dovete lavorare ancora di più, forse così, a naso, visto? Perché sto ancora pensando agli YouTuber, però va bene tutto. Va bene tutto, è stato un grande piacere, Cesare, per averti me. con noi. Complimenti, ovviamente sei sempre il benvenuto. Salutiamo anche Filippo Morelli, comunque che è insieme a te, insomma, autore di questa opera. Voglio ovviamente consigliare la lettura e l'acquisto di Filmacci, 100 film italiani da evitare dal 2000 ad oggi per Biblioteca Edizioni, prefazione di Boris Sollazzo. Scritto insieme a Filippo Morelli per Vertin TV, Cesare Paris. Grazie Cesare. Grazie ancora, buona giornata. Anche Ciao. a te, ciao a tutti.